Allora, per fare le pagine di questo mini album io mi sono procurata del cartoncino da 130 grammi, 50x70. Infatti con un cartoncino 50x70 riesco a procurarmi 6 pagine, 6 di questi fogli. Prendevo il mio attrezzo per fare le pieghe e mi posizionavo il foglio in questo modo e facevo le prime pieghe, una a 1 cm, quindi piegavo, poi giravo il foglio al contrario nella parte più lunga, sempre 1 cm facevo la piega. Questi saranno i lembi che verranno piegati per fare la nostra tasca. Poi per fare la riga centrale spostavo il foglio in avanti, posizionando la prima piega che ho fatto nella strisciolina che si trova qui, e a 6 inci, che sono 15 centimetri, faccio la piega, così avremo la metà del foglio. Punto, prendiamo le forbici e dovremmo fare dei tagli in questa parte qui. Facciamo un taglio così e in questa parte qui sotto. Così. Okay. E poi pieghiamo le nostre parti, scusate la suoneria, e pieghiamo tutte le parti. Ora, a questo punto, io ho lasciato un po' di margine perché, non sapendo preciso la piega quando prende di millimetri, ora prendiamo la nostra misura. Possiamo fare sia con la taglierina, tagliare il punto che ci interessa, oppure farlo con il bisturi. Ma io mi sbrigo prima così. E qua abbiamo la nostra paginetta. Ora la incolliamo con un po' di colla. Schiacciamo bene, così facciamo aderire per bene la colla. Magari ci aiutiamo con la pieghetta, così viene perfetta la piegatura. E questa è la nostra prima pagina. Allora, per quanto riguarda la rilegatura, io questa volta voglio provare una rilegatura diversa, cioè invece di utilizzare la rilegatura che faccio di solito piegando le varie parti e incollando, questa volta voglio fare questa rilegatura più semplice, che è fatta in questo modo. Viene utilizzato il cartoncino di base, che sarà sempre i soliti 15 cm. Per queste 15 per 5, quindi lascio 1 cm che è il lembo del foglio e lo applico così. Quindi a 1 cm incollo la prima pagina, 6 mm, 6666 fino ad arrivare alla fine delle altre pagine. E questa è una rilegatura un po' più semplice da fare. Ora incolliamo la prima pagina.
aiutandomi con le righe che ho fatto con la matita viene più semplice nel posizionare la pagina, quindi è una cosa utilissima. Schiacciamo bene, apriamo e schiacciamo anche da questo lato. Questa è la prima pagina. Quindi io nelle altre parti che ho tagliato ho lasciato sempre 1 cm. In questo caso dovremmo diminuire lo spessore a magari a 5 mm, perché essendo che lo spazio è 6, meglio 5 mm, così è sicuro che la pagina entra perfettamente. Quindi ho tagliato di meno. Vedete? Rincolliamo. Non vi preoccupate se verrà un po' non preciso sulla striscia, anzi è meglio tenerci un po' più all'interno, così no, evitiamo di uscire troppo dal limite. Allora, ho incollato tutte le pagine delle mini album e questo è il risultato. Molto molto pulita. Allora, in ogni pagina io gli ho fatto una pagina in più, così da poter mettere più foto, e le ho inserite nella taschina, che ora vi mostro come ho fatto. E questa è una prima struttura di uno dei 5 primi mini. Allora, per quanto riguarda la pagina che devo inserire all'interno, io ho tagliato un quadrato 16 per 15, 1 cm l'ho utilizzato per fare la piega e l'aletta che verrà inserita all'interno, che verrà inserita così all'interno del cartoncino, in modo da avere un'altra pagina in più. In ogni pagina ho tagliato alcuni pezzettini. Ho fatto proprio una piccola. Non è proprio dritto come qua, che è dritto, l'ho fatto un po' più storto, per venire più facile fare entrare il foglio. Così viene più facile farlo entrare. E queste per tutte le pagine. Però ho utilizzato un cartoncino un po' più spesso, 220 grammi per fare questa parte, da avere la consistenza quasi uguale ad una pagina. Ok? Perché se lo fate da 130 viene troppo sottile, non va bene.
una prima pagina. Libera incollata e il nostro dorso. Il nostro dorso con la letta. E questo è il mini tutorial delle pagine per il mini che sto facendo in questo momento.